Bella a tutti ragazzi e benvenuti, sono Matti Marza, oggi siamo su Satisfactory e siccome l'ho in realtà l'ho tentato di portare qualche volta in live ragazzi, anzi vi ricordo che la live su Twitch è da lunedì al sabato alle 5 e mezzo e in poi e poi il giorno dopo viene postata la live su YouTube alle 2, quindi se volete iscrivervi così potete seguire o la diretta in live o il giorno dopo su YouTube. E poi su YouTube verranno postati ogni tanto qualche gameplay, tipo questo. Oggi sarà un gameplay, non sarà una live dedicata a questo gioco perché ho provato a portarlo su Twitch, ma lagga, mi lagga un po' troppo. Quindi preferisco farci in live, faccio una registrazione, lo porto. Preferisco portarlo non in live, scusate, faccio una registrazione, un gameplay e almeno non lagga. Quindi questo è un gioco molto molto carino, Satisfactory, perché è molto simile a Factorio, quindi se vi piace Factorio ve lo consiglio. E praticamente questa è la nostra base principale che l'abbiamo upgradata. Se noi andiamo praticamente qua, si parte dal livello 0, sviluppo della base 1, sviluppiamo con 10, semplicemente 10 barre di ferro. L'officina, la fonderia, il banco da lavoro, il cavo, la trivella, eccetera, eccetera. Poi lo sviluppo del livello 2, la biomassa, calcestruzzo, la miera di ferro rinforzata e altre cose. Poi abbiamo lo sviluppo del livello 3, lo sviluppo del livello 4 e lo sviluppo del livello 5, più queste per quanto riguarda il livello 0. Poi abbiamo il livello 1, che sviluppiamo anche qua la torre di osservazione, il biocarburante, tutti upgrade, separatore di nastri, un deposito personale, questo non l'abbiamo ancora fatto, e altre pareti per la base, questo non l'abbiamo ancora fatto, e questo ricercatore di oggetti. Poi a livello 2 possiamo fare componenti per assemblaggio più assemblatore, motosega. Possiamo fare delle piattaforme di lancio, non so per cosa perché questi ancora non li ho fatti, e delle passerelle a questo livello che non me lo sta facendo vedere, però ci sono. Vediamo un po'. Eccole qua, delle passerelle credo per la base. E poi ci sono tutte queste altre cose qui che penso si sbloccheranno quando facciamo tutto, perché vedete che ogni cosa richiede, per esempio questo richiede 150 lamiere, 150 di ferro e 10 di ferro rinforzato. Poi non lo so in realtà se magari non tutto si sbloccherà perché ricordo che siamo ancora in alfa su questo gioco. Quindi è un accesso anticipato. Allora io partirei a farvi vedere la produzione di biomassa, che è quella più semplice, che per esempio noi prendendo le foglie o il legno, possiamo decidere qua, per esempio biomassa in foglie, noi le mettiamo qua, vedete, lui produce la biomassa, la lavora, la passa qui dentro e noi qui dentro, che è un altro trasformatore, gli diciamo di fare il biocarburante, lui dalla biomassa lo prende, la trasforma in biocarburante e va qua in deposito. Ovviamente noi questo lo riforniamo a mano perché purtroppo per il momento sia le foglie che il legname lo dobbiamo prendere a mano, quindi è inutile farci un magazzino che tanto più di tanto non ne avremo mai al momento. Poi vedremo, possono tagliare gli alberi con la motosega, scusate c'è un po' di singhiozzo, oppure prendere il fogliame, e questo per quanto riguarda la biomassa. Il biocarburante a cosa serve? Serve per, diciamo, alimentare il generatore. Vedete dove l'ho messo? Lui ogni tot, ogni 15 secondi ne consuma uno. Abbiamo una capacità massima di 40 kW e abbiamo anche il consumo. Vedete, lui sta consumando 21 perché lui è legato tramite un cavo a questo palo che alimenta. Che si attacca a quest'altro palo, quindi lui alimenta più che altro, diciamo, questo e questo. Questa è la fonderia, ora ve la faccio vedere. All'inizio, se non potete fare, perché all'inizio non avete sbloccato niente, potete comunque produrre la roba qua, per esempio, il lingotto lo potete produrre qui, la lamiera lo potete produrre qui, barra di ferro, qui si possono fare tutte le cose a mano.
Ovviamente, vedete, le posso fare così, le faccio a mano. Ovviamente se si fa in automatico è lo scopo del gioco e si fa anche prima. Per esempio, voi partirete con una trivella piccola, che adesso io qua non ho, che sì, ce l'ho questa qua, trivella portatile, poi dopo metterete questa trivella più grande, col tapirulan, questo è ferro, passerà. Aiuto! Se non casca il pulpec, vai su, abbiamo la rampetta. Eccolo qua. Lui la passa qui dentro che è la fornace, noi alla fornace possiamo dirgli la trasforma o il lingotto di ferro o il lingotto di rame, ma essendo ferro io direi che il lingotto di ferro è il suo, la passa qui dentro è un altro trasformatore che va alla miera di ferro e poi in magazzino, vedete che sta immagazzinando piano piano, però lo stesso discorso possiamo farlo, vedete di qua c'è un'altra miniera sempre in ferro. Però qua cambia perché allo stesso tempo qua gli ho detto fammi i lingotti di ferro, ok, qui però fammi le barre che si separano qua con un separatore diciamo, di nastro trasportatore, ne ho preso uno, e gli dico una parte buttamela qua nel magazzino, anzi una parte buttamela di qua nel magazzino, vedete, le barre di ferro. E una parte di queste barre, vedete che escono sia di qua che di qua, di barre me le trasformi in viti, perché io quei viti le viti richiedono le barre di ferro. E poi me le immagazzini. Poi da queste viti, perché le faccio? Da queste viti continui, e questo praticamente è come se fosse un trasformatore doppio, questo è un assemblatore più che altro. È un assemblatore e gli dico assemblami le viti più le lamiere di ferro per farmi la lamiera rinforzata. Ti dà anche il tempo, ogni 5 minuti me ne fa una. E di qua vedete che questo era, diciamo, la linea delle lamiere, le deposita in magazzino e dal magazzino le prende e le porta col trasportatore, le porta qua e unisce i due elementi e mi fa la lamiera rinforzata. Questo è un concetto che si può applicare su tutto. Questa è un'altra trivella però per il rame, non è ferro, vedete? E anche qua faccio lo stesso discorso. Me le trasforma in lingotti, me le trasforma direttamente in cavi di rame, perché il passaggio, vedete, non posso fare altri passaggi perché per esempio se faccio il cavo mi richiede già questi, quindi qui cosa faccio? Uso il trasformatore, uso il divisore che me le porta da una parte, me le porta comunque in magazzino, e una parte me le porta al secondo trasformatore che dal filo di lana mi fa il filo di lana, ho detto che cazzo, filo di rame filo di lana. Me le porta praticamente dentro il magazzino trasformate in cavo. Quindi il concetto del gioco è questo. Più andiamo avanti, più ci ampliamo, più dobbiamo ripetere questi meccanismi per fare tutto automatico. Ovviamente più meccanismi abbiamo, più dobbiamo avere generatori perché c'hanno un limite, io ne ho 5 o 6 se non mi sbaglio. E ovviamente il consumo di biocarburante aumenta. Quindi per il momento l'unico manuale che sembra rimanere è la raccolta di fogliame. Qui possiamo costruire i vari elementi che piano piano sviluppiamo, la trivella, forbine alieni, rilevatori di oggetti, radiofaro e motosega. Poi detto questo, io oggi vorrei fare una cosa, l'ascensore spaziale. Non l'ho fatto finora perché, anche perché ci vuole un botto di roba, e però ci abbiamo tutto, manca un po' di calcestruzzo. Allora noi andiamo dalla linea del calcestruzzo, che è questa qua, ci prendiamo candidamente un po' di calcestruzzo e ce ne andiamo. L'ascensore io non l'ho mai fatto, però mi sa che è una bella roba, quindi siccome qua potrei anche ampliarmi, facciamo un po' distante. Lo facciamo qua.
Informe. Materiali insufficienti. Le barre di ferro. Corri, corri. Allora, poi ragazzi, dato che gli sviluppatori sono stati gentili da regalarmi il gioco e li ringrazio, magari tanto poi li ringrazierò per email, magari gli do anche qualche dritta, tipo, piacerebbe un botto se fosse come su Factorio che più ti espandi più inquini e l'inquinamento ha un, come dire, un risvolto negativo sul gioco. Mi piacerebbe pure che gli animali mi attaccassero, cosa che non stanno facendo, cioè io una volta che ho liberato la zona non ne vedo più, e almeno che non vado ad esplorare nessun animale mi attacca, mi piacerebbe che attaccassero in base e che tu dovessi comunque prepararti e difenderti dagli attacchi animali, se no magari ti spaccano tutto, sarebbe molto carino. Allora facciamolo qua. Boia, ma quanto è grosso? Che diavolo? Ascensore spaziale. Ma quanto... Che diavolo? Oh, ma mica mi piglia a me, eh? No. Che figata l'animazione degli oggetti, ragazzi. Che spettacolo. Ma quanto è grosso? È assurdo. No, no, basta, che è un altro. Porca boia. Ah no, era foglie. E però ha dei connettori, eh. Ci vanno dei tapirulan qua dentro, quindi può essere autoalimentata. No, ma che spettacolo. Mi sento piccolo piccolo, ragazzi. Può essere anche autoalimentata. Però a cosa serve? Allora, qui dice... La consegna si sbloccherà a livello 3 e 4. Carica le risorse. Vuole il motore e la lamiera di ferro rinforzata. Io il cos'è? Rotore. Non c'ho la linea del rotore perché non li avevo mai fatti. Però questa della lamiera rinforzata ce l'ho. Perfetto, guarda, 75 preciso. Quella del rotore non ce l'ho, la faremo. Il rotore cosa vuole? Se non mi sbaglio voleva le viti. Voleva le viti e mi sembra di ricordarmi volesse questa perché... non so. Spero gli bastino. Vediamo un po'. Sì, ok. 22 viti al colpo e 3 barre di ferro. Va bene. Vedete, noi le possiamo fare anche manualmente, però dobbiamo star qua. Se invece abbiamo la linea sua, le fanno automatiche. Ora io il rotore, sinceramente, non ce lo facevo, quindi... Vedete che noi abbiamo preso 1000 viti. Uno sembra che di scorta, io non mi sembra di scorta, ne ho un 2000, 3000, che sembrano tanti. E poi alla fine, guarda, sono già finite. Ok, già finito, io ho fatto 65. Quante ho di vite io qua? Altre 1000, 1100, quindi avevo 2000 più o meno. Sembrano tante, poi non ci fa niente. Quindi la produzione qua deve essere continua. Il problema è la biomassa. Adesso se io metto questi 50, che succede? Fa sigillatura, invia la cassa. Ma questa è una ca... Ma è questa la cassa? Ma
A chi l'invio? Così no? Oh! Mi sembra mi casca addosso, no? Ovvero? Ma chi la invia e non capisco. La consegna si sbloccherà a livello 5-6. Ma di cosa livello 5-6? Carica le risorse. Questo non so neanche motore. E telaio modulare. Ma chi le invia le risorse? Ascensore spaziale. Guarda, sta tornando. Ma c'è qualcuno lassù. Non sto capendo, ragazzi. Assolutamente non sto capendo. Pensavo andasse a me una cassa. E quindi? Risorse così buttate al vento? Letteralmente? Vabbè, poi indagheremo su questa cosa, madonna, ma in grosso. Indagheremo su questa cosa. Certo è che comunque è figo. Io ora ve lo faccio vedere anche dalla torre di osservazione. Comunque, ragazzi, come gioco è figo. A me piace. Spero tanto che gli sviluppatori ci lavorino sopra bene e tanto e che non sia un gioco limitato. Magari, che ne so, in 20 ore fai tutto. Spero che sia un gioco che da quelli da 100 ore e più lascerebbe un botto. Comunque, questo gioco, ragazzi, ve lo consiglio perché è spettacolare. Lasciando il fatto che me l'abbiano regalato o no, perché se è un gioco è brutto. Però, poi, ragazzi, comunque, vi ricordo che siamo in accesso anticipato, quindi ricordatevi sempre il discorso bug, il discorso cose incomplete, ci lavoreranno sopra almeno un annetto, minimo. Quindi tenetevi conto, e il prezzo mi sembra che è sulle 30 euro, quindi proprio economico questo gioco non è, ecco, forse l'unico appunto che potrei fare non positivo. Però come gioco è. Poi ora adesso non so fino a che punto possiamo arrivare, perché magari certe cose sono bloccate ancora. E quindi magari non lo so, uno se lo compra pensando di giocarci tanto e poi magari in 20 ore fa tutto, per dire. Quindi, ragazzi, occhio quando comprate accesso anticipato, quello sempre. Però a me sta piacendo. Quindi niente, ragazzi, io questo era un gameplay, quindi naturalmente non dura quanto la live. Vi ricordo comunque la live su Twitch alle 5 e mezzo del lunedì al sabato, e il giorno dopo verrà postato il video su YouTube alle 2, più ovviamente ogni tanto qualche gameplay tipo questo, dato che su Twitch non riesco a portarlo perché mi lagga abbastanza. Non so se dipende dal fatto che non c'è stato anticipato o dipenda dalla prestazione del mio computer, può essere tutto. E quindi niente, ragazzi, io vi ringrazio e ci vediamo domani. Oggi è sabato, quindi questo lo vedrete lunedì perché domenica pausa. Ci vediamo quindi lunedì con questo video. Ciao a tutti!